Brutto episodio di inciviltà e mancato rispetto delle regole, oltretutto in un'area che è il biglietto da visita della città, il grande parcheggio a fianco della rotonda d'ingresso a Isernia che porta al Museo del Paleolitico. Ancora una volta i cittadini si comportano in modo inappropriato, dando un'immagine del capoluogo pentro lontana anni luce dalla realtà. Registriamo l'inciviltà delle persone che la raccolta differenziata non la fanno. Questo è il parcheggio adiacente alla rotonda del cimitero, al Paleolitico, e dovrebbe essere il biglietto da visita per la città, però dalle immagini credo che è veramente un bruttissimo esempio di inciviltà da parte di questa città. A Isernia esiste un efficiente servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti. Basta una telefonata e la mattina dopo passa un camioncino dell'azienda a ritirare ogni cosa, ma è evidentemente un concetto che viene rifiutato a livello cognitivo, perché la gente invece di fare la differenziata preferisce caricare le auto di ogni rifiuto possibile e andarlo a scaricare vicino ai cassonetti. La differenziata a Isernia si fa nel centro cittadino, probabilmente nei palazzi, nei condomini, ma nelle borgate e nelle zone periferiche la differenziata non si fa, sotto gli occhi di tutti. E ingombranti, cassette di pesce, negli angoli più nascosti della periferia c'è di tutto, dalle televisioni c'è di tutto, è uno sconcio. Una mancanza di coscienza, per carità, l'azienda che ritira i rifiuti non ha nessuna colpa, mancanza di coscienza e inciviltà delle persone. Infine la protesta contro chi ancora non concede l'utilizzo degli spazi verdi del parcheggio che l'Associazione in difesa dell'ambiente si è offerta di gestire gratuitamente per realizzarvi un'area di coltivazione del tartufo. È un danno per l'ambiente, ma io dico di più, noi qualche anno fa alla passata amministrazione abbiamo richiesto questo terreno che è comunale per iniziare un progetto di una tartufaia pilota. In Molise non esiste nulla di niente, la passata amministrazione non ci ha neanche interpellato. Ripresenteremo il progetto a questa amministrazione, noi non cerchiamo una lira, un centesimo, lo facciamo per l'ambiente, la natura, per la città, ma soprattutto per il tartufo che è una grandissima economia che l'assessore Cavaliere ha totalmente dimenticato.